Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale YouTube. Benvenuti in questo nuovo video dove oggi andremo a fare un giro dentro al Festival di Fumetto di Novegro, l'edizione invernale, perché di questa fiera ne fanno due edizioni, una adesso e una che verrà fatta in primavera. Adesso vi porto dentro e vi faccio vedere com'è la fiera. Ragazzi, allora siamo dentro, questa insomma un po' la zona, diciamo lo snodo appunto dove è possibile raggiungere tutte le varie parti della fiera. L'ingresso è qui alla mia destra, c'è appunto bancarelle chiaramente che vendono un po' di tutto, da action figure, cibo, insomma tutto quello che vediamo come sempre all'interno di fiere del genere. Oggi è sabato, la fiera è sia il 2 che il 3 di febbraio, io sarò presente soltanto oggi, il 2, sono più o meno le 11 del mattino e c'è già un bel po' di gente, questo perché appunto la fiera è concentrata solamente nel sabato e la domenica, quindi è abbastanza normale appunto che già il sabato in prima mattina ci sia veramente tanta gente. Adesso farò un po' di giri, vi farò vedere poi indicativamente com'è la fiera. Dall'altra parte c'è una parte dove c'è un palco dove nel pomeriggio, nella giornata di domani e di domenica, verranno fatte delle gare di cosplay. Comunque adesso facciamo un giro e vi faccio vedere un po' com'è la fiera. Come ogni fiera del fumetto, il Festival del Fumetto appunto Novegro non fa eccezione, abbiamo la zona per il gioco di carte. Qui addirittura abbiamo la possibilità di giocare al gioco di carte di Dragon Ball. Sinceramente io non lo conoscevo, lo so che io sia un grande appassionato di Dragon Ball, non conoscevo l'esistenza di un gioco di carte, e qui c'è la possibilità di sfidare altri giocatori e di mettere alla prova il proprio deck. Ok ragazzi, siamo qui nella zona del palco, l'area forse un po' più grande qui alla fiera di Novegro, lo vedete il palco alle mie spalle, dove appunto oggi è sabato, nel pomeriggio o nella giornata domani di domenica ci saranno degli spettacoli, soprattutto la gara di cosplay. Vedete, ci sono anche delle zone, diciamo così, dove è possibile giocare, quindi le zone interattive, fatta veramente molto molto bene. Alle mie spalle, spero si veda, c'è la Tana delle Tigre Italian Cosplay, praticamente dei ragazzi che fanno il cosplay di alcuni personaggi dell'Uomo Tigre, sono veramente divertentissimi, fatti veramente molto molto bene, però insomma questo è lo spirito che c'è qui al Festival del Fumetto di Novegro, insomma divertirsi come in ogni fiera del genere. Alle mie spalle il padiglione F, un padiglione totalmente dedicato a Harry Potter, dove in questi giorni di sabato e domenica ci sarà il raduno dei fan italiani del maghetto con gli occhiali. Un padiglione appunto, come vedete, totalmente dedicato a Harry Potter, con cosplay, gadget insomma, da poter comprare, insomma, merchandising, insomma tutto ciò che è Harry Potter qui lo potete trovare. Non è grandissimo, però insomma è fatto veramente molto molto bene, ci sono addirittura delle ragazze che fanno cosplay in total body, insomma si fanno dipingere il corpo, quindi veramente una parte assolutamente da visitare se siete degli appassionati di Harry Potter. E dunque ragazzi, il mio Festival del Fumetto 2019 edizione, diciamo così, invernale termina qui. Una fiera che io assolutamente vi consiglio, è fatta molto bene, non è grandissima, quindi insomma si può girare anche in poche ore, non è necessario stare qui tutta la giornata. È una fiera che io consiglio ovviamente a chi abita vicino Milano, non a chi deve fare tanti chilometri, perché comunque la fiera è piccolina, non ci sono tantissime novità, ecco insomma non è Cartumix, non è Lucca, insomma dove venite qua ci passate la giornata, però è sicuramente consigliata per chi vuole venire qui e trovare magari qualche action figure, magari si ritrova con gli amici che fanno cosplay, insomma una fiera assolutamente consigliata per chi abita insomma vicino a Milano o comunque a pochi chilometri da Novegro. Ok ragazzi, io però prima di salutarvi, come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutti i video che carico da qua in avanti, un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, commentate, condividete e noi ci vediamo al prossimo video qua sul mio canale YouTube. Un saluto da Shido, al prossimo video!